Jonathan chiuse gli occhi. Come aveva imparato a fare per la meditazione, liberò la mente da tutta l'ansia e dalla paura che aveva appena sperimentato. Poi ripensò a come lui e Ramadan avevano cominciato con la realtà divina, la sua anima, seguita poi da, vediamo, orsi, dall'energia ai principi universali. Poi venivano le frequenze vibrazionali, FV e il phase, all'interno di ogni energia, specialmente negli esseri umani. Poi l'equilibrio come stato naturale dell'universo. Poi che cosa avveniva? Ah, la differenza tra la separazione e la dualità. Poi una ripetizione di quello che aveva detto in me. La tua realtà è il tuo punto focale, infine seguiva, vediamo, sì, lo scopo di tutto questo, tutto si muove verso l'equilibrio. Sì, affermò Jonathan, mettendo a fuoco i suoi pensieri con gli occhi ancora chiusi. Penso di riuscire a ricordare la maggior parte delle cose che abbiamo detto. Hai ragione, commentò Ramda, ora apri gli occhi. Mentre Jonathan aveva ancora gli occhi chiusi, lo schermo del computer si era nuovamente acceso ed era luccicante. Ogni pensiero che aveva appena formulato era a quel punto sullo schermo, a grandi lettere d'oro sullo sfondo porpora. Buon Dio, Ramda, non avresti potuto avvertirmi. Tutto quello che penserò d'ora in poi apparirà su questo schermo. Ramda ridacchiò. No, Jonathan, sto solo cercando di chiarire una cosa. Quella che vedi sullo schermo è una manifestazione visiva di un'altra legge dell'energia, cioè che l'energia crea la forma. E in questo caso il pensiero. Grande, esultò Jonathan. Questo chiarisce tutto. Non sai quanto sia soddisfatto per avertelo chiesto. Il pensiero crea la forma. Ora capisco perfettamente perché penso che qualcuno stia cercando di uccidermi. E che si trova in questa stanza mentre non c'è. Brillante, Ramda. Assolutamente brillante. Stai diventando un po' suscettibile, Jonathan. Puoi ben dirlo. Sono anche stanco e stufo di continuare a fare domande e ottenere degli indovinelli come risposta. Bene, ti sei mai fermato a pensare che forse stai ricevendo le risposte ma che non le capisci? Oppure che quando ascolti non ti prende la briga di pensarci bene sopra? Se le risposte fossero facili da afferrare, non avresti alcun bisogno di aiuto, no? Sì, è vero, mi rendo conto che possa essere io la causa della mia cattiva comprensione, ma il fatto di rendermene conto non mi è di aiuto visto che il mio tempo qui è limitato. Io voglio capire, lo voglio davvero. Cominciamo dal pensiero. Capisci che cosa intendevo dire quando parlavo del pensiero che era la forma? Non esattamente. Mi sembra che tu dica che i pensieri sono energie che partono dal mio corpo e che alla fine si manifestano nel mondo fisico. Ci sei vicino, osservò Ramda. Tutto è energia, inclusi i pensieri. Come sai, tutta l'energia è una frequenza vibrazionale o FV. Facciamo un esempio ipotetico, parliamo della violenza nella società americana, comincio con l'ignoranza. L'idea che la violenza sia una maniera accettabile per risolvere i conflitti, ora questo pensiero ha la sua FV. Di fatto non ha creato né distrutto nessuna energia, ha semplicemente dato all'energia una nuova forma, una nuova frequenza vibrazionale. Ora, poiché l'energia è interconnessa, due cose succedono a quel pensiero. Prima di tutto, all'interno dell'individuo, questo pensiero provocherà una ridistribuzione dei sistemi dell'energia del phase. Poi l'individuo.